La proposta a livello nazionale del Movimento 5 Stelle non è lì per attirare consensi e ha perfettamente tutte le coperture identificate. Lo dico per informazione utile. Allora, intanto volevo fare una piccola precisazione. In occasione dell'udienza conoscitiva del progetto di legge, la vicepresidente Gualmini intervenne in qualità di assessore, sostenendo che al Movimento 5 Stelle aveva il merito di aver inserito nell'agenda politica nazionale, ma anche regionale, il tema del contrasto alla povertà e degli strumenti normativi diretti a prevedere forme di sostegno economico unite a misure di attivazione personale. Ovviamente ringraziamo la Presidente per l'onestà intellettuale del suo ragionamento, di cui rendiamo volentieri conto. Grazie. Ma poi cosa è successo? Il 5 Stelle ha inserito nell'agenda politica il contrasto alla povertà, ha proposto leggi per ridurre il grave gap che ci separa dalle altre esperienze europee. PD e SEL si sono appuntati l'impegno, ma hanno deciso di rassegnare forfè, di fare altro, di darsi assenti alla scadenza prefissata in agenda. Così oggi ci siamo di fronte ad un PDL, il 3023-3023, che non è diretto a contrasto alla povertà, ma ad accompagnare l'applicazione dei provvedimenti governativi sul SIA in Emilia-Romagna. La versione renziana del collateralismo, in questo caso istituzionale, a Roma hanno deciso di fare questo qua, e qua in Emilia-Romagna dobbiamo fare una sorta di propaganda a quello che è deciso da un'altra parte. Non si può non notare che questo progetto di legge è costruito come se la Regione fosse un ufficio decentrato del governo, una succursale di Palazzo Chigi, anzi peggio, di Via del Nazareno, dove si è rifugiato l'ex Premier lasciando il loro posto quasi tutti i ministri di prima, quelli del Jobs Act, quelli della Buona Scuola, quella dello Sblocca Italia e dell'Italia fondata sul voucher. Questo progetto di legge risponde alle logiche differenti da quelle di cui una legge regionale costruita sul nostro territorio, per il nostro territorio, con la strumentazione propria di una regione può fornire. Sembra non tenere conto di come è fatta la povertà in Emilia-Romagna, diffusa fra i giovani, famiglie con figli, addirittura fra chi lavora, perché in Emilia-Romagna cala forse la disoccupazione, forse cala la disoccupazione, ma aumenta la povertà e la sua gravità. Ho sentito parlare di dignità, dignità del lavoro, dignità delle persone, in diversi interventi, come è giusto che sia. Ma in Emilia-Romagna, a forza di voucher, stipendi da fame, finte partite IVA, contratti precari e scadenti, come quelli di molte cooperative, 3,50 euro lordi l'ora a volte, anche chi lavora rischia di essere povero. In Emilia-Romagna si spendono centinaia di milioni di euro per alimentare un sistema della formazione professionale la cui efficacia è, a dir poco, scadentemente imbarazzante. Se parliamo di efficacia intesa come reintroduzione del lavoro, perché se parliamo di formazione tout court in quanto tale, chapeau. Ma con la sola formazione, ahimè, si mangia poco e non si pagano i conti. In Emilia-Romagna si fa nascere l'Agenzia del Lavoro e si regionalizzano i centri per l'impiego, che però si sostengono e si pagano col Fondo Sociale Europeo, almeno in parte, che dovrebbe essere destinato da altro. In Emilia-Romagna si scambiano i lavori effettuati con i voucher con l'occupazione che riparte. Così li conteggia anche l'Istat. Figuriamoci che l'Istat conteggia occupato anche chi lavora in nero un'ora alla settimana. In Emilia-Romagna si chiede all'Università di Modena e Reggio di analizzare la povertà e si fa il contrario di ciò che lo studio indica. Identico modus operandi e modalità riscontrato a Reggio Emilia sullo studio della ripubblicizzazione del servizio idrico. Lo studio andava da una parte, non l'amministrazione, ma il PD è andato da tutt'altra. In Emilia-Romagna si vende come contrasto alla povertà un'elemosina che sarà addirittura difficile spendere perché i vincoli previsti rischiano di impedire qualsiasi accesso al RES. Sì, perché in questo disegno di legge, proposta di legge, che si percepisce un'indennità, chi percepisce di un'indennità di disoccupazione o se è in casa un pensionato, si perdono i requisiti per il reddito di solidarietà. Allora faccio un esempio.
Se per caso un nucleo familiare costituito, poniamo, da una donna di 40 anni, divorziata, disoccupata, ma nel pieno delle sue possibilità di lavorative, con un figlio minore e magari con una nonna, una persona, un genitore, verso il quale magari si è rifugiata per motivi vari, condizione che non è speciale, è abbastanza diffusa, io ne conosco diverse, non so voi. Se in un nucleo familiare di tale composizione madre disoccupata in piena età per la realizzazione lavorativa, figlio minore e genitore con reddito, sono presenti redditi previdenziali con una semplice pensione superiore a 600 euro, la solidarietà del progetto della maggioranza scompare. Non solo i tre sarebbero troppo ricchi, ma già uno di loro riceve da pubblico più di 600 euro, normalmente frutto del lavoro di una vita intera da parte della persona che lo percepisce, una pensione pagata coi suoi contributi. Quindi niente reddito di solidarietà. Nell'esempio ovviamente è una signora quarantenne, ma lo stesso può valere con implicazioni diverse, è anche peggiore nel caso di uomini, giusto per essere corretti politicamente. Proprio chi può operare per uscire dalla povertà, questo PDL nega la possibilità di usufruire del reddito di solidarietà. È il contrario della nostra proposta. È il contrario di quello che avviene in Europa, in tutta Europa, al di là che il fatto che la Grecia abbia più dipendenti pubblici che privati, poco importa. In tutti i paesi europei, Europa di cui facciamo parte, questo strumento c'è. In Italia no. E non abbiamo... Se la crisi è cominciata nel 2008 abbiamo perso anche troppo tempo a pensarci. Ed è il contrario del buon senso. Quel buon senso che noi pensiamo debba essere usato anche rispetto al finanziamento di questo intervento. Non una parola sul concorso del Fondo Sociale Europeo, che non eroga direttamente fondi, lo sappiamo bene, ma servizi sì. Non una parola sull'ipotesi di vedere il reddito di solidarietà o di cittadinanza, come preferite chiamarlo, poco importa, come una misura che ridefinisce il welfare regionale. Perché se, è poi un paradosso. Se noi oggi siamo qua a parlare di questo progetto di legge, è perché il welfare non ha funzionato nella sua totalità. Altrimenti questo strumento non servirebbe. Quindi metterlo in discussione, non dico in toto, ma magari trovare qualche intervento, qualche strumento oggi che fa parte dell'ambito del welfare, che magari non è così efficace, che poteva essere incluso in questo e quindi usufruire di quelle risorse qui dentro avendo anche una maggiore copertura. Niente, lo status quo non si tocca. Quindi, cosa dire? A nostro avviso è un progetto debole, insufficiente, inadeguato, che non fa quello che serve, e fa cose che non servono. Al nostro giudizio politico non è certamente completamente positivo, questo è indubbio, altrimenti i progetti di legge non sarebbero due, sarebbe uno emendato da altri, ma sono due. Ma siccome non intendiamo che qualche piccolo, anche se inefficace, aiuto possa essere dato a soggetti in condizioni di bisogno, solo questa considerazione ci impedisce di tradurre in no il giudizio che diamo all'operato della maggioranza su questo provvedimento. E non ero cambolesca, Presidente, è perfettamente logica. Comunque ci sono delle cose che vorrei anche ricordare. Una è al primo firmatario che citava l'intergruppo. Vorrei ricordare al consigliere Taruffi che a quell'intergruppo di cui anch'io facevo parte abbiamo potuto leggere il testo proposto dal Movimento 5 Stelle, quello del PD no. Quindi non è l'intergruppo che ha stimolato il testo del 5 Stelle che era già stato depositato, semmai il contrario. Questo è quanto, grazie.